Amici di Sardegna 1, bentornati a Piatti di Sardegna. Un altro appuntamento per presentarvi un altro piatto tipico, un altro piatto tradizionale. Quest'oggi siamo a Torralba, nella provincia di Sassari, precisamente nel Meilogu. Sicuramente, anche se la giornata non è splendida, sarà splendido il piatto di oggi. Non ci resta quindi che scoprirlo. Bentornati, siamo sempre a Torralba in compagnia della signora Giovannica. Buongiorno. Buongiorno. La signora sarà la nostra cuoca di oggi, non solo, ma ci accompagnerà anche nella carrellata dei prodotti di Torralba. Hanno preparato diverse cose, quindi andiamo nel dettaglio. Inizierei subito da questa strana pasta al forno. Di cosa si tratta, signora? Questa è una zuppa. Una zuppa? Una zuppa che si fa d'inverno quando ci sono i finocchietti. Anche se non è liquida, si chiama zuppa. Zuppa di cosa? Zuppa di finocchi. Mm-hmm. Si fanno cuocere i finocchi col soffritto del lardo e le cipolle, i pomodori secchi. Mm-hmm. E poi si mette uno strato di pane, uno strato di parmigiano e uno strato di formaggio che fila. E poi si ricomincia. Benissimo, un po' di formaggio sopra, cos'è? Pecorino, caprino? Quello che vuole. Questo ad esempio è mischiato pecorino e grana. E grana, sì. Benissimo. Continuiamo allora con i formaggi. Questi due formaggi cosa sono? Questa è una peretta di formaggio vaccino. Uh-huh. E quello è formaggio pecorino fresco da cucinare. Ecco, per cosa sono buoni che questi buono formaggi? Buono per cucinare, sia per mangiare cotto. Uh-huh. Sia per mangiare crudo. Uh-huh. Quindi come antipasto oppure come da mettere antipasto, anche sui piatti. Sì, sì. Benissimo, continuiamo con i salumi. I salumi sono i nostri prodotti. Questa è la salsiccia. Sì. E questa è la pancetta. E qui li troviamo prima di essere tagliati nell'originale. Sì, nell'originale, prima, senza affettati. Benissimo, che credo siano molto buoni anche con questo pane, cos'è? Quello si chiama spianattina. Uh-huh. Va messa a scaldare oppure si può mangiare anche? Rimane morbida perché si tengono dentro le buste di cellophane. Dopodiché la cosa che mi incuriosiva, la signora prima mi svelava un segreto. Lei fa i funghi sott'olio. Sì. Allora io vorrei sapere effettivamente come si fanno i funghi sott'olio, perché so che è un po' difficile. Ci spieghi velocemente, sì, che tipo di funghi sono. Questa e come è si antunna. Fa? Antunna. Che cresce spontanea nelle nostre campagne, non dappertutto, in due o tre posti cresce dalle nostre parti. Si mettono a sbollentare con un peperoncino, qualche spicchio d'aglio e aceto e sale. Dopodiché si asciugano bene e si mettono sott'olio, ma non olio d'oliva. Benissimo. L'importante è che siano ben asciugati, perché altrimenti fanno la muffa. Assolutamente, questo non bisogna proprio che succeda. Finiamo poi con il dolce. Che tipo di dolce è questo? Queste sono le cozzule che si fanno dal grasso del maiale, si mette a sciogliere e con quello che rimane il grasso si toglie e si mette, magari si conserva per fare altri dolci. Isabellas si chiamano così, sì. Si macinano e poi si fa un impasto tipo il pane molle che diciamo noi, sì. Quando è lievitato si mischiano l'uva passa, un po' di anice stellato e volendo anche le noci. Uh-huh. Poi si distende, si distende sopra un pezzo di carta da forno e si infornano. Quindi una variante del solito pane con i ciccioli, diciamo, una variante dolce, sì, con lo zucchero sopra. Sì, sì. Bene, dopo vedremo anche di assaggiare questa specialità e finiamo con un buon bicchiere di vino. Che vino è questo? Il vino è vino rosso prodotto da noi. Di Torralba. Di Torralba. Ora però andiamo a scoprire quale sarà il piatto di oggi. Voglio solo svelarvi che è un ortaggio.
Oggi con la signora Giovannicca, la nostra cuoca, vi presenteremo due piatti a base di? Di asparagi. Dunque, il primo piatto sono gnocchetti. Sì, sono gnocchetti. Fatti rigorosamente a mano da lei. A mano, sì. E il secondo? E il secondo una frittata di asparagi. Quindi il secondo è molto veloce, lo possiamo fare tutti, due uova, insomma, degli asparagi. Il primo chiaramente richiede tempo. Un po' più di tempo. Sì. Quest'oggi possiamo dire, anziché usare i gnocchetti, delle coppie moderne così, che non possono... Sono molto buoni anche gli spaghetti fatti, ecco, in questo modo. Ecco, perché la pasta richiede, sì, particolarmente... Sì, sì. Perché è una specie di carbonara, diciamo. Il procedimento è quello. Anziché mettere la pancetta, si mettono gli asparagi. Ecco, quindi l'asparago, insomma, si presta bene a diversi piatti. Allora, quali sono gli ingredienti per i nostri gnocchetti con gli asparagi? Asparagi, uova, sale, due spicchi d'aglio interi, formaggio e gnocchetti, naturalmente. Certo. Invece per la nostra frittata, molto semplice, cosa si usa? Asparagi, uova e un pizzico di formaggio. E un pizzico di sale, magari. E un pizzico di sale, quello sicuramente. Benissimo. È arrivato adesso il nostro momento ufficiale di piatti di Sardegna. La signora indosserà il nostro grembiule, si è tolta chiaramente il suo. Ed eccomi in compagnia del giovanissimo sindaco di Torralba, l'ingegner Giovanni Maria Uras. Buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie di essere in nostra compagnia quest'oggi a Piatti di Sardegna, nel vostro comune in particolare. Grazie a voi per essere venuti. Dunque, siamo a Torralba. Dove di preciso? Siamo a Torralba. Torralba è un centro di 1000 abitanti situato nel Melogu, quindi al centro del Logudoro. Del Melogu, del quale fanno parte assieme a Torralba altri 14 comuni, quindi insomma in tutto siamo 15 comuni, noi in particolare assieme ad altri 13 facciamo parte anche dell'Unione dei Comuni del Melogu. Insomma. In questo momento ci troviamo però nel centro. In questo momento siamo nel centro sociale. Mm-hmm. Viene usato per diverse attività. Sì, per diverse attività, viene usato per riunioni, per farci alcune feste, insomma. Io vorrei anche ricordare ai nostri amici a casa che siamo nel periodo in cui c'è la raccolta degli asparagi, insomma, ne vogliamo presentare due piatti. Sì. Anche perché Torralba comunque è un paese che vive chiaramente di colture, agropastorale. Sì, Torralba è un paese a economia prevalentemente agropastorale. Il territorio di Torralba, benché il paese sia comunque di 1000 anime, di 36 km quadrati, questi 36 km quadrati sono soprattutto di ruralità. Ecco, e quindi insomma in questo territorio ci sono molti asparagi, funghi, finocchi, quindi si va alla ricerca di questi prodotti della terra. Ecco, avete pensato di farne delle sagre, magari una saga degli asparagi, che ne so, penso che verrebbero molte persone. Penso proprio di sì, quindi lo stiamo valutando. Bene, io ringrazio il sindaco Uras, gli auguro buon lavoro, assolutamente. Grazie. E noi continuiamo con il nostro programma. Eccoci qua pronti, la signora ha indossato il nostro grembiule di Piatti di Sardegna, ora è prontissima per descriverci quelle che sono le fasi di preparazione dei nostri gnocchetti con gli asparagi. Allora si cucinano gli asparagi, si mette l'olio, due spicchi di aglio, il sale e un goccino di acqua. Vanno coperti nel tegame, poi quando si assorbono l'acqua, abbastanza morbidi, sono pronti, altrimenti si aggiunge un altro goccino di acqua e si fanno cuocere, perché vogliono ben cotti, altrimenti quanto non tempo? Sono buoni. E dipende, a periodi sono più teneri, a periodi sono più duri, dipende da come sono gli asparagi. E come si riconosce quando sono cotti? Si riconosce che rimangono morbidi. Rimangono più morbidi. Sì, rimangono morbidi. Okay. Altrimenti rimangono legnosi. Ho capito. Se non sono cotti bene. Benissimo. Quindi una volta che tutto questo è pronto, si butta la pasta, si preparano le uova con un po' di parmigiano e un pizzico di sale. E si sbattono le uova. Si sbattono. Quando la pasta è pronta, bollentissima, si mettono nell'uovo e si girano. Dopodiché si aggiungono gli asparagi. E il nostro piatto, è pronto. Benissimo. Invece per quanto riguarda la nostra frittata con asparagi, molto semplice. Si prendono gli asparagi, si sbattono con le uova, si mette un goccino d'olio nel tegame, quando il tegame è ben caldo, a fuoco lento, si
si buttano gli asparagi insieme all'uovo, poi si gira e la frittata è pronta. Eccoci qua. Bene, i nostri gnocchetti agli asparagi e la nostra frittata agli asparagi sono pronti. Ringraziamo assolutamente la nostra cuoca di oggi, la signora Giovannicca, e il sindaco di Torralba, il signor Giovanni Maria Uras, e l'amministrazione comunale tutta, chiaramente. Bene, da Torralba è tutto, ci vediamo domani con un'altra puntata di Piatti di Sardegna. Ciao a tutti!